Specializzata in dinamiche di coppia. Buongiorno e grazie per essere qui. Buongiorno, grazie a voi. Nel servizio abbiamo visto un uomo che è proprio in cura per questi comportamenti abusanti nei confronti della moglie. Ecco, è questa la nuova frontiera per combattere la violenza sulle donne? Sì, è proprio così. Infatti fino a poco tempo fa si affrontava il problema violenza sulle donne solo da un punto di vista femminile, mentre fortunatamente adesso riusciamo ad affrontarlo anche in termini terapeutici, potendo aiutare anche gli uomini. Infatti sono sorti da pochi anni proprio questi centri antiviolenza apposta per gli uomini, all'interno dei quali ci sono degli psicologi maschi che stilano dei programmi, dei percorsi specializzati atti a sostenere gli uomini a migliorare questo problema. Quindi l'uomo, nel momento in cui si accorge di avere magari una difficoltà nel controllo della rabbia o nella gestione dei propri impulsi, dovrebbe rivolgersi immediatamente a uno di questi centri per poter essere sostenuto, anche perché la tempestività in questo caso è fondamentale, perché si è visto con assoluta certezza che la predisposizione al comportamento violento è sempre un'escalation di comportamenti negativi che peggiorano di volta in volta, quindi è importante farlo ai primi cenni. In sintesi, a chiedere aiuto restano soprattutto le donne, 3.100 quelle che ad inizio anno si sono rivolte ai centri antiviolenza della nostra regione. Ecco, perché è importante confrontarsi con qualcuno a chiedere aiuto? È importante perché si può avere in questo modo una visione del problema di insieme, anche perché diversamente se una donna si isola e non si confronta non ha la prospettiva esterna, che è quella che consente loro di capire che esiste realmente un problema, perché sennò queste donne che sono assoggettate e dipendenti dal proprio uomo rischiano di credere che siano comportamenti del tutto normali e quindi li consentono. Ecco, e proprio a questo tema sul territorio oggi sono dedicate a questo tema, sono state organizzate moltissime iniziative, noi ve ne raccontiamo.